Prego. Allora abbiamo ripreso i lavori. Sono contento che siamo riusciti intanto a sviluppare un ragionamento sulle propedeutiche alla progettazione di bilancio. Ricordo che l'attività è partita a novembre, quindi a novembre, cioè il 15 novembre, tante cose non si sapevano. Ad esempio, non si aveva la contezza di quello che era il testo definitivo della legge di stabilità, della legge di bilancio, e come ben sapete questo elemento condiziona naturalmente qualsiasi programmazione. Riguarda anche le tariffe, questo punto, perché la legge di bilancio ha anche fatto questo tipo di attività, cioè ha bloccato la possibilità da parte degli enti locali, sulla maggior parte delle tariffe, la possibilità di aumentare tali importi. Quindi in realtà gli enti locali si trovano in questo momento a non poter utilizzare molte delle leve che in effetti potevano utilizzare in un recente passato. Ricordo che anche in questo caso si parla sempre di un mantenimento di una disposizione già presente sul 2016. Quindi anche per quanto riguarda molti degli aspetti che sono stati sollevati e sulle critiche che sono state mosse anche in merito agli emendamenti presentati dai consiglieri di maggioranza, mi preme appunto per questo invece dire che la loro attività non è un'attività eclettica o comunque confusionaria come è stato detto, bensì è un'attività che si è mossa all'interno di un alveo di legalità che è stato modificato dopo il 15 novembre. Quindi dopo il 15 novembre le situazioni sono cambiate e quindi anche l'emendamento depositato ovviamente non poteva che avere una valutazione differente. Da qui la volontà di mantenere comunque un impianto, questo è stato il tentativo, con la votazione per parti che non si è potuta fare. Quindi la coerenza è massima da parte della maggioranza, quindi mi preme molto anche fare questa considerazione ai consiglieri di maggioranza, e per questo c'è stato il voto favorevole della Giunta sui provvedimenti che avevano presentato. Chiaramente un voto favorevole, come è stato espresso in molti casi, condizionato al rispetto di quella che era la norma. La norma chiaramente non prevedeva la possibilità di aumentare alcune tariffe, pertanto l'emendamento non è stato più votato. Ecco. Allora, da questo punto di vista entriamo invece nell'analisi del DUP, di questo provvedimento importante perché definisce quelle che sono le linee di azione sia nella parte strategica che nella parte operativa dell'amministrazione. È vero che ci sono state delle pregiudiziali, però ricordo che anche la pregiudiziale aveva avuto una risposta chiara, perché poi è stato anche comunicato ai revisori quello che era il contenuto della pregiudiziale, aveva una risposta e la risposta è molto semplice. Da una parte il DUP è schema libero. Non c'è una norma che prevede che come debba essere fatto il DUP. Ecco, chiaramente i principi dettano invece quelli che sono i contenuti minimi che devono essere inseriti all'interno del documento di programmazione. Questi contenuti erano tutti previsti. La declinazione specifica degli obiettivi operativi all'interno delle risorse da destinare tramite il bilancio, quell'attività là l'avevamo demandata specificamente al PEG, al piano esecutivo di gestione, che è il documento effettivo che viene utilizzato proprio a questo fine. Quindi l'idea era quella di declinare gli obiettivi operativi, come prevede oltretutto la norma, all'interno del PEG. Ricordo appunto che dopo l'approvazione del bilancio, immediatamente dopo il prossimo atto è proprio l'approvazione del PEG. Quindi su questo non vado oltre. Allora, per quanto riguarda questo emendamento, ripeto, non avendo il documento unico di programmazione uno specifico schema, ma essendo uno schema libero, la Giunta aveva preferito utilizzare una formulazione
più agevole, più sintetica e agevole, che potesse dare a tutti i consiglieri, ma anche ai cittadini che poi si ritrovavano il documento in mano, la possibilità di capire subito quali erano le linee di azione di questa amministrazione. Ci è stato sollevato nel parere da parte dei revisori, nel parere presentato il 20 dicembre, che in effetti non si riusciva a intuire qual era l'azione dell'amministrazione su alcuni punti. Specificamente due punti sono stati evidenziati in maniera molto forte da parte dei revisori. Il primo riguardava le politiche sulle entrate, quindi come intendeva l'amministrazione operare affinché venisse assicurato il recupero delle risorse da parte dell'ente ed eventualmente anche il contrasto all'evasione, e dall'altra parte qual era l'azione che questa amministrazione intendeva porre in seno al gruppo Roma Capitale. Allora, su questi aspetti, ripeto, non è che mancavano le informazioni erano tutte presenti nel DUP, non erano declinate nello specifico, appunto perché si era voluto realizzare un documento che fosse il più leggibile possibile. Questo non è, questa finalità evidentemente non è risultata utile per dare chiarezza ai revisori circa l'operato futuro e prossimo e prospettico dell'amministrazione, pertanto ci siamo preoccupati di scrivere esattamente tutto ciò che andava detto in merito. È stato fatto, l'emendamento effettivamente, come veniva ricordato dalla consigliera Baglio, è un emendamento corposo, all'interno vi sono moltissime schede e tabelle, tabelle appunto che riprendono quelli che sono gli obiettivi operativi e li declinano con le risorse di cui il bilancio è provvisto, che poi verranno ovviamente nuovamente ritrasposte all'interno del PEG, del piano esecutivo di gestione. Specificamente vorrei soltanto aggiungere come aspetti secondo me rilevanti in merito a questo emendamento non sono soltanto gli aggiornamenti fatti sulla base delle indicazioni che sono state richieste dai revisori, bensì l'attività di aggiornamento normativo, perché nel frattempo, ricordo, noi il 15 novembre abbiamo presentato il DUP in giunta, ma il 4 di dicembre si è svolto un referendum. Ecco, alla luce di come si sarebbe modificata anche la situazione normativa, chiaramente tanti scenari si aprivano anche da quel punto di vista e quindi erano stati riportati all'interno di quella che è la parte generale del DUP, il quadro normativo. Quindi anche il quadro normativo è stato modificato. Nel frattempo la Regione Lazio ha provveduto a redigere il proprio documento di programmazione e quindi anche lì abbiamo avuto la possibilità di inserire un aspetto che non eravamo riusciti a declinare in maniera approfondita. Dall'altra parte abbiamo inserito tutte quelle che erano le norme, quelle che sono le norme che sono diventate legge e che erano soltanto in bozza della legge di bilancio, e quindi c'è un riferimento specifico a tutti i commi della legge di bilancio che riguardano gli enti locali e quindi anche l'ente Roma Capitale. Anche qui l'aggiornamento è corposo, come potete immaginare, perché il legislatore, quando deve prevedere delle misure specifiche per gli enti locali, si applica in maniera molto attenta anche a questo aspetto. Pertanto ci sono molte novità in tema di vincoli di finanza pubblica e su questo abbiamo voluto fare un box specifico. Questo perché? Perché una delle la motivazione principale per cui i revisori avevano ritenuto di non dare parere favorevole al bilancio era appunto il fatto che, sussistendo notevoli passività potenziali, il Comune non avrebbe avuto gli spazi finanziari sufficienti per farvi fronte, non risorse quindi, ma soltanto spazi, al che la legge di stabilità, invece la legge di bilancio, proprio per il 2017
consente invece la possibilità di avere spazi finanziari ulteriori per quanto riguarda tutti gli enti locali. E questo chiaramente produce un beneficio enorme per quanto riguarda l'amministrazione di Roma Capitale. Quindi soltanto l'intervento normativo avvenuto con la legge di bilancio ha modificato, e quindi il nuovo schema adottato da Arconet, dal MEF, chiaramente ha prodotto un beneficio ulteriore sugli spazi finanziari di questa amministrazione. Parliamo di oltre 60 milioni di euro. Quindi questi aspetti non sono da trascurare, perché riguardavano proprio il 20 dicembre le motivazioni che hanno spinto i revisori a dare parere non favorevole. Eppure in quella data la legge di bilancio era già stata approvata. Chiaramente, avendo depositato un bilancio il 15 novembre, non abbiamo potuto evidenziare quegli spazi ulteriori che ci venivano concessi dalla norma, perché non eravamo in grado di farlo, perché non abbiamo né la sfera di cristallo, cioè non sappiamo effettivamente poi come andranno le votazioni in Parlamento, e dall'altra parte un bilancio deve rispecchiare quello che avviene allo stato vigente, a norme vigenti. Quindi abbiamo semplicemente provveduto a mantenere quella che era la precedente quello che era il precedente prospetto che il MEF rendeva disponibile proprio sul calcolo degli spazi finanziari. Tale prospetto è stato poi aggiornato con l'approvazione della legge di bilancio, e pertanto oggi all'interno del DUP trovate il nuovo schema sempre che è possibile scaricare sempre dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per chi voglia avere la possibilità di verificare in che modo viene fatta questa attività da parte degli uffici della ragioneria. Quindi anche qui ritengo che l'attività che è stata svolta è un'attività che prevede chiaramente una migliore e più chiara esposizione di quelle che sono le iniziative che si sono condotte anche in termini di spazi finanziari. La legge di stabilità, inoltre, scusatemi se proseguo sempre su questo tema, ma credo che non sia banale, concede anche degli spazi, quindi la possibilità dei benefici in termini di spazi finanziari, quindi non vanno a pesare all'interno del computo degli spazi finanziari le opere che vanno a migliorare tutte quelle criticità che si sono andate a rilevare nel tempo, ad esempio sul dissesto idrogeologico, quindi un tema importante su cui le amministrazioni comunali sono chiamate a investire. E quindi non si vuole creare una penalizzazione proprio su questo genere di investimenti, come non lo si vuole fare ad esempio su tutto ciò che riguarda l'antisismico. Ecco, sono tutte iniziative che il governo ha messo in piedi e poi ha codificato all'interno della legge di bilancio. Quindi anche qui avremo sicuramente dei benefici, abbiamo individuato, e l'ho anche detto chiaramente quando c'è stata la possibilità di farlo all'interno delle commissioni, che ci sono oltre 14 milioni che potrebbero essere esclusi dagli spazi, e quindi ne potrebbe beneficiare sempre questa amministrazione in termini di maggiore possibilità di spesa, o comunque per affrontare quelle che sono le passività potenziali che i nostri revisori hanno più volte evidenziato nei loro pareri. Pertanto ritengo che, alla luce di tutte queste novità legislative che sono intervenute chiaramente da parte del governo e quindi anche del Parlamento, sicuramente tutte queste novità hanno creato una prospettiva diversa sulla sostenibilità finanziaria del bilancio di Roma Capitale, una sostenibilità che migliora e soprattutto in termini di spazi finanziari, come ci siamo detti. Le ulteriori indicazioni che sono state inserite all'interno del DUP con questo emendamento, come dicevo, alquanto corposo, riguardano ad esempio tutta l'attività che si sta portando avanti anche sul lato della valorizzazione immobiliare. Specificamente parliamo di tutta quell'attività che oggi riguarda l'adozione di nuovi regolamenti, sia per quanto riguarda le concessioni sul patrimonio disponibile, sia per quanto riguarda gli impianti sportivi. Sono due temi che devono essere necessariamente codificati da parte di questa Assemblea, e mi auguro che la discussione
venga presto svolta all'interno di quest'Aula. Altro aspetto che è stato sempre sollevato dall'organo di revisione economico e finanziario di Roma Capitale ha riguardato il tema dei punti verde qualità. Anch'esso è un tema ancestrale che deriva appunto da ormai decenni, mai gestito secondo me in maniera abbastanza così non attenta a quelle che erano le esigenze della cittadinanza. Pertanto anche su questo aspetto i consiglieri di maggioranza si sono attivati e hanno già predisposto alcune proposte di deliberazione. Dall'altra parte l'amministrazione stessa, attraverso delle commissioni specifiche, sta lavorando su questo tema per verificare l'effettiva congruità di alcune di queste concessioni e dall'altra parte quali sono le misure che si possono intraprendere al fine di regolarizzare quanto più possibile. Da questo punto di vista l'amministrazione ha fatto un passo avanti perché non solo sta collaborando con le strutture competenti, ma ha anche attivato un'interlocuzione forte con tutte le autorità competenti. Ricordo che in alcuni casi queste aree, denominate appunto punti verde qualità, sono oggetto di indagine da parte delle autorità giudiziarie. Quindi vi sono delle situazioni anche critiche che sono state attenzionate da parte dall'autorità giudiziaria che richiedono quindi una attenzione particolare. Ultima cosa, sempre parlando appunto della parte dell'urbanistica e quindi tutte le misure che possono andare a beneficiare le casse del Comune riguardano i famosi condoni, se ne è parlato molto, riguarda le affrancazioni, temi che non solo sono stati alla ribalta mediatica nelle ultime settimane, ma riguardano anche una tematica importante per riportare un po' di tranquillità per chi ha avviato delle procedure di regolarizzazione e dall'altra parte consentire alla città di recuperare risorse importanti. Anche qui una delle proposte, l'abbiamo chiaramente indicata all'interno del DUP, è quella di adottare le procedure che altri comuni ad esempio hanno già attivato. Parliamo di procedure semplificate per variazioni e quindi pratiche che non incidono particolarmente all'interno del contesto catastale di cui stiamo parlando, quindi parliamo di variazioni e di condoni di piccola entità. Su questa tipologia di pratiche la volontà è quella chiaramente di attivare delle procedure semplificate. Questo porterà sicuramente dei benefici notevoli in tema di risorse per questa amministrazione. Sulle partecipate non ho detto, l'ho lasciato come ultimo tema, ma non perché non sia importante, ma proprio perché riteniamo che sia l'elemento cardine di quest'anno, cioè dell'attività che deve essere svolta da questa amministrazione e soprattutto dall'Assemblea. Si ricordava che le società sono di proprietà per un 48esimo di ciascuno dei consiglieri e questo chiaramente non solo ci pone in una condizione di assoluto rispetto nei confronti dell'Assemblea, però nello stesso momento ci porta anche a riflettere su quali sono effettivamente le azioni più utili per valorizzare quell'esperienza che il gruppo Roma Capitale rappresenta per tutti i cittadini romani. Il primo aspetto riguarda il livello occupazionale, molti ne hanno parlato, per noi i livelli occupazionali sono importantissimi e vanno preservati, credo che l'assessore Colombani ne abbia parlato tante volte. In questo caso stiamo parlando di riorganizzare tutte le aziende del Comune affinché possano essere efficienti da un lato e poi soprattutto possano essere, la loro azione possa essere sostenibile. Quindi l'intenzione è quella di dare la possibilità a queste società non solo di essere in grado di erogare servizi di qualità e utili per la cittadinanza, ma anche società che siano in grado di stare sul mercato, di reggere il mercato, perché questo è il punto di riferimento. Da qui l'azione che si sta facendo è quella di riportare qualsiasi, si parlava prima delle tariffe, eccetera, si parlava dei canoni, ad esempio, di locazione. La volontà di questa amministrazione è quella di riportare nella legalità
tutte queste cose, cioè riportare i canoni di locazione ai livelli di mercato, prevedere delle esenzioni per tutte quelle realtà che invece svolgono attività di natura socioculturale sul territorio e quindi valorizzano anche i tessuti urbani, e tantissime altre situazioni che certamente ognuno di voi ben conosce. Ecco, da questo punto di vista anche le imprese, le società del comune devono cominciare a ragionare. Devono cominciare a ragionare che le loro funzioni, come anche le loro attività, debbono essere realizzate secondo canoni di mercato. Quindi non soltanto a livello qualitativo, ma anche a livello di costo. Questo è un obbligo non soltanto di legge, ma anche un obbligo, credo, etico, da parte di qualsiasi amministratore che voglia riportare in equilibrio i conti di tutte queste aziende. Ecco, questo è l'obiettivo principale e queste sono alcune delle linee che sono indicate in questo emendamento. Ricordo che c'è una normativa che deve essere rispettata, il famoso decreto Madia, poi diventato legge, che prevede diverse fasi di attuazione, tra le quali anche un piano di riorganizzazione generale delle società che noi intendiamo portare avanti, con particolare riferimento alle aziende che non si trovano all'interno del perimetro della legge Madia e che quindi non vanno ricomprese all'interno di questo perimetro, come dicevo prima. Anche in quel caso l'intenzione è quella di renderle efficienti. Parliamo ad esempio del caso di Pharmacap, che è un'azienda che in passato ha avuto molte perdite. L'amministrazione intende anche in questo caso non privare la cittadinanza di un presidio sociosanitario importante, bensì renderlo anche profittevole per le casse comunali. Quindi una nuova nomina di un commissario è stato il primo passo per restituire dignità alle aziende. Scusate, pensavo che mi stesse chiamando il Presidente. Pertanto anche su quel fronte si sta lavorando molto. Sì, assolutamente, siamo d'accordo. Allora, dal punto di vista invece delle altre realtà, ricordo sempre che noi siamo anche dei soggetti che creiamo mercato, quindi nel momento in cui ci sono contribuzioni specifiche da parte di Roma Capitale su alcuni settori, penso ad esempio al tema, e lo trovate appunto negli emendamenti che poi abbiamo presentato, del tema del bioparco, della fondazione bioparco, anche lì l'amministrazione contribuisce in maniera forte per il mantenimento dell'attività svolta dalla fondazione. Anche in quel caso c'è la volontà specifica di dare a queste realtà la possibilità di reggere anche all'interno di un mercato molto competitivo. Quindi da questo punto di vista le azioni sono molte, quelle si stanno portando avanti, alcune sono state declinate in questo emendamento, come potrete leggere all'interno del DUP. Ovviamente molto ancora è da fare, soprattutto perché il piano di riorganizzazione deve accogliere anche quelle che sono le modifiche normative richieste dalla norma e che quindi questa amministrazione è chiamata ad operare. Grazie.